possono essere minacce percosse, violenza, la stessa esclusione di un vostro compagno o compagna da un gruppo, il semplice prendere in giro costantemente, tutti i giorni, sempre un vostro compagno o una compagna, questi sono atti persecutori che generano fenomeni di bullismo. Quando questi fenomeni poi vengono ripresi con i cellulari oppure viene utilizzata la rete, allora da bullismo il fenomeno assume la denominazione di cyberbullismo. Anche Arezzo ha partecipato alle iniziative promosse per celebrare la giornata internazionale dedicata alla sicurezza in rete. La Polizia Postale della Comunicazione ha infatti incontrato oltre 60.000 studenti in occasione del Safer Internet Day, istituito nel 2004 dall'Unione Europea con lo slogan "Insieme per un Internet migliore". Facciamo molta attenzione a non commettere questo tipo di gesti. Quello che si innesca nella mente delle vittime, dei bullizzati, è un meccanismo perverso, diciamo, che tende proprio all'autodistruzione. Infatti più si isolano, in primis si isolano, cominciano ad uscire di casa, non vengono più a scuola. E poi piano piano qualcuno purtroppo si chiude sempre di più e matura anche l'idea di cercare di farla finita per evitare la vergogna, perché è una vergogna che provano questi ragazzi. Ad Arezzo il workshop, che si è svolto in contemporanea in circa 100 scuole di altrettanti capoluoghi di provincia italiani sul tema del cyberbullismo, si è svolto all'Istituto Buonarroti Fossombroni. È molto importante, visto che i ragazzi oggi hanno un approccio sbagliato, molto spesso, benché minori, possono chattare tranquillamente, usare i social network. E quindi fare in modo che i ragazzi, soprattutto quelli del biennio, siano adeguatamente informati è una delle esigenze primarie della scuola.